Il problema della disuguaglianza nel nostro paese è un problema serio e affrontato all'interno del quarto capitolo del rapporto annuale. In primo luogo approfondiamo la questione della mobilità sociale. I cambiamenti di classe tra le generazioni dei figli e quelle dei loro genitori nel nostro paese sono dovuti soprattutto ai cambiamenti nella struttura economica di questi ultimi decenni. Se noi non considerassimo i cambiamenti nella struttura economica, potremmo dire che la mobilità sociale nel nostro paese è bloccata, il che significa che i destini dei figli sono fortemente condizionati dalla classe di partenza dei loro genitori. Questo fa sì che non si possa esprimere una vera e propria equità nel nostro paese. Va anche sottolineato che questo forte condizionamento che c'è da parte delle classi di partenza incide non soltanto sui percorsi lavorativi, ma anche sui percorsi formativi. Basta pensare, per esempio, che soltanto il 20% dei figli della classe operaia riescono a laurearsi contro più del 40% dei figli della borghesia. Emerge un problema per le nuove generazioni da questo punto di vista. Mentre nel passato, quando si entrava nel mercato del lavoro entro i 24 anni o anche entro i 29, sono aumentate le probabilità di mobilità ascendente per i giovani fino alla generazione degli anni 50, a partire dalla generazione degli anni 60, queste probabilità sono enormemente diminuite e aumenta invece il rischio di perdere posizioni e quindi di peggiorare la propria situazione, così come aumenta il rischio non soltanto di sperimentare la precarietà all'inizio della propria carriera lavorativa, ma anche di rimanere precario a distanza di 10 anni, soprattutto se si proviene dalle classi sociali basse. Ma il problema della disuguaglianza non è solo sociale e non è solo generazionale, è anche un problema di disuguaglianza di genere. La probabilità delle donne di perdere il lavoro è molto alta, molto più alta di quelle degli uomini, soprattutto in presenza di figli. Questa è una criticità ormai strutturale nel nostro paese che ci trasciniamo da anni. A questo va aggiunto che le donne si trovano in una situazione particolarmente critica all'interno della coppia, all'interno della famiglia. Sono fortemente sovraccariche di lavoro di cura e le coppie simmetriche in cui il contributo dei partner sia al lavoro di cura che nel reddito che portano all'interno della famiglia è simmetrico, sono solo il 6% del totale. Nel nostro paese il 30% delle coppie vede le donne non lavorare e nello stesso tempo avere in gran parte il carico del lavoro di cura all'interno della famiglia. A ciò va aggiunto che la distanza tra i redditi da lavoro dei maschi e i redditi da lavoro delle femmine continua a essere alta, sia nelle fasce di reddito più basse, sia nelle fasce di reddito più alte. Anzi, quello che succede è accrescere del reddito, questa distanza tra uomini e donne si aumenta e diventa una forbice che si apre sempre di più. Va anche sottolineato che un elemento fondamentale che è successo tra il 2008 e il 2009 è che c'è stato un calo doppio dell'occupazione femminile nell'industria rispetto all'occupazione maschile e ciò non è stato dovuto soltanto al fatto che le donne sono più precarie, che le donne hanno i figli, che le donne stanno in imprese di dimensione più piccola o che le donne stanno in particolari comparti come il tessile all'interno dell'industria. È stato un problema legato anche al fatto che sono donne e basta. Questo risulta dal modello che abbiamo applicato ai dati. Emerge poi la disuguaglianza territoriale. La situazione del Sud è peggiorata. La crisi non ha fatto altro che esaltare le criticità che ritroviamo all'interno del Sud. Il calo dell'occupazione è stato maggiore che al Nord. La mobilità sociale è ancora peggiore di quella del Sud. Le classi sociali sono ancora
più rigide e la situazione dei servizi è particolarmente critica. Situazione di qualità dei servizi sanitari, in primo luogo, che vede il Sud come fanalino di coda. Situazione dell'assistenza sociale, che vede anche il Sud con una spesa sociale minore e minori opportunità di servizi per i disabili, minori opportunità per i bambini e minori opportunità per gli anziani, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza domiciliare. Ma quello che va detto è che anche sui servizi ambientali il Sud si trova arretrato e emerge questa disuguaglianza. Nel Sud la discarica è ancora la modalità prevalente di raccolta dei rifiuti, siamo ancora molto indietro nella raccolta differenziata. Nel Sud emergono problemi per quanto riguarda l'acqua, perché da questo punto di vista abbiamo un problema sia di dispersione che di scarsa risorse che vengono destinate a questi aspetti, e ciò porta anche a sfiducia dei cittadini. L'offerta e la qualità dei servizi pubblici di trasporto sono scarsi e inoltre la scarsa programmazione delle forme di urbanizzazione influisce negativamente sull'organizzazione razionale dei servizi ai cittadini, sulla qualità della vita e anche sul depauperamento del paesaggio.